Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere. Tra le varie forme di teatro, il teatro dell'oppresso trova il suo spazio sempre più presente in un momento in cui esplorare la società attraverso questa forma diventa sempre più importante per acquisire conoscenza e consapevolezza. 40 gradi 49 primi 39 secondi latitudine nord, 14 gradi 8 primi 7 secondi longitudine est. Dalla Solfatara di Pozzuoli parte l'esplorazione orientativa con Antonio Graziano sul Teatro dell'Oppresso. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da parte di Irene Spadaro qui su Radio Città del Capo. Una solfatara come luogo per far partire una esplorazione poteva venire in mente solo a una creatura che ha genio e tenerezza in un'unica persona. Diamo il benvenuto alla bussola tematica Antonio Graziano, ben trovato. Buonasera, grazie per la vulcanica presentazione. Nonché bentornato. Grazie, ben ritrovati. Come mai partiamo proprio dalla solfatara? Ma così, perché la solfatara è calda, è vulcanica, è infernale, e racchiude bellezza allo stesso tempo e è vicino al luogo dove sono nato tanti anni fa, vicino a Napoli, la mia città natale. E cosa c'entra con il Teatro dell'Oppresso? C'entra perché il Teatro dell'Oppresso è un calderone permanente di emozioni, un calderone permanente di relazioni, di ricerca di trasformazioni nella realtà, ma allo stesso tempo è anche uno strumento per la ricerca della bellezza, in quanto teatro è comunque una via di costruzione di dispositivi estetici, perché niente possiamo comunicare in questo mondo senza la ricerca della bellezza. Quindi proviamo a capire, bellezza e oppresso non sempre vanno a braccetto, quindi Teatro dell'Oppresso, da dove viene, dove va, che cos'è? Il Teatro dell'Oppresso è una maniera di vedere il mondo, ma è anche una metodologia pedagogica, uno strumento pedagogico, ovvero una maniera di trasformare la realtà in maniera collettiva. È nata negli anni 60 a partire da Augusto Boal, un regista e drammaturgo brasiliano di formazione marxista, che ha iniziato a fare teatro nel Brasile della dittatura, nel Brasile della repressione armata, nel Brasile della violenza agraria, e poi ha riportato le sue riflessioni e le sue sperimentazioni prima in Nord America e poi in Europa. E attualmente possiamo definire il Teatro dell'Oppresso come uno strumento nuovamente per cambiare la realtà attraverso il palcoscenico, ma anche come un grande movimento sociale diffuso in moltissimi paesi sull'intero pianeta. Per incontrare Antonio Graziano l'appuntamento è per venerdì 24 novembre ore 21, Teatro Comunale di Marzabotto, all'interno della rassegna Visione e coscienza del nuovo mondo. Antonio Graziano, ti ritroviamo un po' in amicizia a voler parlare di Teatro dell'Oppresso proprio adesso. Chi lo sa, forse perché a partire dal riconoscimento delle nostre oppressioni e quindi anche a liberarci dalle nostre oppressioni riusciamo anche poi a volare liberi, a volare allegri, a sentirci più leggeri. Quindi qual è la migliore maniera di salutare la primavera che ritrovare la primavera che c'è dentro di noi, quindi ritrovare la forza e gli strumenti che abbiamo per superare le ingiustizie che viviamo o di cui siamo testimoni nella realtà. Di questo si tratta. Il Teatro dell'Oppresso ti dice: guarda, tu puoi riconoscere le oppressioni che stai vivendo sul lavoro, che stai vivendo per essere una donna, che stai vivendo se sei un immigrato, che stai vivendo se sei un anziano, se sei un bambino, le oppressioni perché hai un ruolo che la società ti ha assegnato e che ti priva di alcuni diritti rispetto ad altre persone, o in aggiunta puoi riconoscere oppressioni di cui non sei partecipe, non sei protagonista in prima persona, ma sei testimone. In entrambi i casi fare un percorso di risoluzione di queste oppressioni, di trasformazione,
e fare un percorso di cura, di guarigione, di leggerezza e quindi e ricercare e rinascere. Antonio Graziano, mi descrivi il teatro dell'oppresso come adesso viene descritto anche lo yoga, il mindfulness, almeno nel teatro dell'oppresso qualcuno che ti usa la cortesia stile Masterchef, per cui ti insulta qualsiasi cosa fai. Cioè succede, l'insegnante è autorizzato a maltrattare lo studente oppure è completamente un altro modo di accedere al senso dell'oppressione? Ah, ci sono vari stili, no? Di fare teatro dell'oppresso e ovviamente ognuno poi ci mette la propria maniera di essere e con le proprie contraddizioni perché siamo tutti esseri umani. Personalmente penso che il mio stile di fare teatro dell'oppresso, quindi di proporre giochi, esercizi teatrali e la costruzione di scene e di storie a partire dalle esperienze personali, attraverso il teatro dell'oppresso deve comunque essere permeato dalla tenerezza, deve comunque essere permeato dal riconoscere le difficoltà di ogni persona che prova a sperimentare questo percorso, che prova a sperimentare il teatro dell'oppresso e quindi in qualche modo accompagnare, no? Accompagnare con tenerezza che non significa escludere il dolore, ma significa riconoscere il dolore dell'altro, riconoscere l'ingiustizia, riconoscere l'oppressione, ma non farsene beffa, piuttosto accompagnare la trasformazione di questa ingiustizia che l'altra persona sta vivendo e sta rivivendo attraverso il teatro. Per cui per me la parola chiave è il teatro dell'oppresso è politica, ma il teatro dell'oppresso può essere, se lo vogliamo, anche un percorso di tenerezza profonda. Politica, società, consapevolezza in un unico calderone, il teatro dell'oppresso, qui a Coordinate Cartesiane insieme ad Antonio Graziano. Mettiamo un caso di ipotesi, no? Una persona che in questo momento ci sta ascoltando e vuole un po' usare questo come argomento di discussione, per quanto poi c'è una versione ulteriore del teatro dell'oppresso, mi dicevi che è il teatro foro, che è il teatro dibattito in cui quello che avviene in scena, in cui le persone possono anche intervenire, diventa argomento caldo. Proviamo a restare su un focus. Mettiamo che voglio affrontare, non dal punto di vista psicoterapico, ma con delle dinamiche che siano dinamiche, quindi non con un testo già scritto, determinati conflitti personali. Devo presentare certificato medico per accedere a un corso di teatro dell'oppresso? Non necessariamente. Devi presentare certificato di ottimismo. Ah, c'è, perché Ossia, chi lo rilascia per sapere? ma te lo rilascio io dopo una benedizione fatta con l'incenso, con il Palo Santo. Ah, bene. Quindi è previsto anche un rituale che ha a che fare con una connessione Beh, sì, spirituale? però non vi posso dire di più perché, Si sai, chiama poi vi. spoiler. Si chiama Sì, spoiler. poi vi rubo la bellezza, no? Del momento, del mistero durante i rituali. Vi assicuro che non è niente di doloroso, ma sicuramente di suggestivo ed emozionante. Però no, diciamo che fare teatro dell'oppresso significa dire: uno, sono pronto a giocare, a mettermi in gioco; due, sono pronto a divertirmi, perché di questo si tratta nel costruire relazioni in un gruppo di teatro; e tre, sono pronto ad esplorare le mie oppressioni ed a provare cammini, percorsi per modificarli. Fondamentalmente si tratta di questo. Ma non so, c'è una cosa che un po' mi stuzzica sentendo la parola oppresso. E vedendo un certo numero di post su Facebook, di attitudini in generale, di gente che nel proprio dolore, nella propria oppressione, ha trovato la sua zona di comfort. Quindi sono quelli che a una espressione artistica come il teatro dell'oppresso non si avvicineranno mai.
Ma sì, effettivamente dobbiamo differenziare tra l'oppressione e il vittimismo. E l'oppresso, per definizione, o l'oppressa, è una persona che riconosce il proprio desiderio, riconosce le proprie necessità, riconosce che non sta riuscendo per determinate cause e persone con cui è in relazione a non raggiungere il proprio desiderio e quindi si definisce oppresso. L'immigrato che vuole migliori condizioni di vita e sta cercando di attraversare la frontiera. La donna che vuole vivere una vita degna ed essere riconosciuta in quanto donna e quindi sta cercando di superare, di andare al di là e di terminare con la violenza del suo compagno, di suo marito o dei suoi colleghi di lavoro. Queste sono solo alcuni esempi di categorie di persone oppresse che lottano per superare, per trasformare la propria condizione. Invece le persone vittime sono persone che fanno del dolore la propria identità, del dolore il proprio stile di vita. Da un certo punto di vista essere vittime è più facile che essere oppressi, perché io sono vittima, quindi qualsiasi cosa mi succede o qualsiasi persona con cui entro in relazione, io la utilizzerò per giustificare il mio dolore. Mi sveglio la mattina e c'è il mal di pancia, che sfortunato che sono proprio io ad avere il mal di pancia stamattina. Io ho un fidanzato, una fidanzata con cui non vado d'accordo. Che sfortunato che sono proprio io ad avere quella relazione di coppia. Io ho un datore di lavoro che non mi tratta bene. Che sfortunato proprio a me mi è capitato quel tipo di lavoro. Ecco, È abbastanza immobile, diciamo. è Non... abbastanza immobile e sceglie come destino quello di soffrire, di far soffrire gli altri e di lavorare, di vivere sempre attraverso il vittimismo, la manipolazione. Il complesso di colpa, no? Che sono i valori che dobbiamo ammetterlo oggi, più apprendiamo nelle nostre società occidentali, moraliste e cristiane, no? Uscire dall'oppressione è un'altra cosa, è dire ok, esco dalla mia zona di comfort, faccio un salto nel vuoto, e anche questo è molto legato al teatro, no? E soprattutto al teatro di improvvisazione, che è fare un salto nel vuoto e vedo che cosa succede quando dico ok, io sento che devo andare in quella direzione, non so che cosa succederà, ma lì ho l'impulso di dirigermi, lì sento che è la mia missione, il mio destino, no? Per essere felice e quindi per trasformare la mia realtà. Se volete porre le vostre domande, ci trovate su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane oppure a Twitter con l'hashtag CoordinateRCDC. Antonio Graziano. Maestro del teatro della tenerezza, che è un tuo brand, vorrei provare con te, no, a permetterci di orientarci, scegliere, avere questo panorama che si allarga un po', ma parlando di una cosa che hai appena annunciato, il complesso di colpa, che dopo il complesso di Edipo, diciamo che suona abbastanza rock da un paio di millenni, è una cosa che... Forse è un po' troppo forzata. Diciamo che non la sto chiedendo al Teatro dell'Oppresso, la sto chiedendo ad Antonio Graziano come formatore, formattore, come persona che ha visto e sperimentato varie forme di approfondimento. E com'è che il complesso di colpa che si muove nelle trame della società ci rende dei consumatori più performanti? Consumare significa riempire permanentemente un vuoto che non vogliamo percepire. Consumare significa riempirci, ingurgitare, evitare di digerire non solo alimenti, ma farci permanentemente una scorpacciata di informazioni, di relazioni, di emozioni. Di esperienze, esperienze materiali e non materiali. Agenda sempre piena, insomma.
Se vogliamo dire in un certo qual modo, sì, ci sono diverse maniere, diciamo, di stare sempre con la pancia piena, ovvero di anestetizzarci nella nostra vita. C'è chi decide letteralmente di farlo in maniera alimentare, c'è chi decide di farlo in maniera sessuale, O quindi sperienziale, avere può avere tante esperienze. tante cose diverse che faccio. Io ho fatto, ho viaggiato, ho visto, ho detto, invece ti sei solo spostato con il corpo. E questo in realtà, appunto, se parliamo di complesso di colpa, ma parliamo in generale di trasformazione della nostra coscienza, non in realtà maschera e attutisce completamente eventuali segnali che ci dà il nostro cuore e che ci sta dicendo: guarda, però tu qua non stai bene, forse devi fermarti un attimo a riflettere su questa cosa, no? E questa cosa molto spesso ci capita di non farlo. Un'altra espressione che utilizzo spesso, soprattutto perché le nostre società, appunto, in questa onda di consumismo ci inducono anche a consumare molte esperienze nell'ambito artistico, nell'ambito olistico, nell'ambito terapeutico. Quindi oggi nella nostra società, in una società italiana e bolognese, si vedono persone e io personalmente dico che anche sono tendo in alcuni casi osservandomi ad andare in quella direzione, per cui parto dalla mia esperienza personale. Spesso tendiamo a dire: ok, oggi mi vado a fare il percorso sciamanico, domani mi vado a fare l'elettro dell'aura, poi mi vado a fare il Reiki, poi mi vado a fare la meditazione, poi mi vado a fare lo yoga, poi il bagno di gong. E questo è quello che io definisco autoboicottarci, perché diciamo a noi stessi: wow, che bello, ora vado ad accumulare un sacco di esperienze di ricerca spirituale, per esempio, in questo modo diventerò sicuramente raggiungerò la felicità, sicuramente diventerò illuminato, sicuramente la mia vita cambierà. In realtà la ci stiamo autoboicottando, Perché non è perché come la raccolta dei bollini in coppa. esatto, perché non ci diamo un momento di calma. Tu puoi scegliere le esperienze che vuoi, nella quantità che vuoi e nell'intensità che vuoi, però devi prenderti dei momenti con te stesso. Qualsiasi cosa fai nella vita, che sei un impiegato di banca, che sei un teatrante, che sei una persona che fa meditazione o che sei uno chef, eccetera, eccetera, però non possiamo trasformare le nostre vite e quindi andare verso la costruzione della nostra felicità se non ci prendiamo dei momenti di calma, di tranquillità, dello stare con noi stessi. Qualcuno chiama questi momenti meditazione profonda, qualcun altro li chiama camminare in mezzo alla natura, qualcun altro li chiama semplicemente stare nudo sul letto a guardare le nuvole dipinte sopra al soffitto, qualcun altro lo chiama a sentire la musica con le cuffie e pensare a me stesso, no? Però io penso che noi siamo in questo mondo per essere felici, e la nostra missione in questo mondo è scoprire ogni giorno come evolverci, come essere più felici e come costruire quell'energia, come ritrovare quell'energia che si chiama amore, che non è nient'altro che condividere l'umanità con altre persone, condividere poche profonde esperienze e poche profonde vibrazioni, no? Che ci fanno sentire che veramente questa vita vale la pena di essere vissuta, no? E sicuramente ritornando al teatro, lavorare con il teatro, lavorare con l'arte, lavorare con la creatività ci permette di raccontare storie, ci permette di raccontarci storie e quindi ci permette di fare questo percorso di riflessione. Per incontrare Antonio Graziano, l'appuntamento è per venerdì 24 novembre, ore 21, Teatro Comunale di Marzabotto, all'interno della rassegna Visione e coscienza del nuovo mondo. Qui a Coordinate Cartesiane con Antonio Graziano siamo agli ultimi minuti di riflessione e condivisione sul teatro dell'oppresso che, a quanto abbiamo visto, non ci interpella solo ed esclusivamente se ci mettiamo una tuta comoda e dei calzettini per fare teatro, ma è qualcosa di più pervasivo, perché alla fine l'essere dei compulsivi accumulatori di esperienze, oltre che di beni e suppellettili, ci rende, ci sta richiamando a una necessità di trovare cos'è che ci opprime veramente. Stiamo abbassandogli il volume. Antonio, proviamo a lanciare un ultimo messaggio, un pensiero da tenersi lì in tasca, magari ce lo scriviamo adesso sul cruscotto,
e poi come rintracciarti nel caso uno volesse fare due chiacchiere e scegliere un laboratorio, uno dei tanti appunto, non da accumulare ma da fare per approfondire quel qualcosa che sta urlando dentro di noi il suo spazio, che continuiamo a dire no, zitto, dopo palestra, dopo meditazione, dopo... Certo, grazie. E la parola che mi viene in questo momento è creatività, e la creatività è la capacità di appunto reggere quest'alto nel vuoto, quindi è la maniera in cui noi, attraverso i nostri talenti, gli strumenti che abbiamo a disposizione, superiamo le difficoltà nella nostra vita. Quindi spingiamoci, il mio invito prima di tutto è spingerci ad essere creativi in ogni situazione, in ogni momento, con ogni strumento: fare un dipinto, fare teatro, provare a cantare una canzone anche sotto la doccia, è un momento di creatività, un momento di bellezza, un momento di trasformazione. A scoprirci degli esseri creativi, a scoprire come possiamo appunto raccontare storie, come dicevamo prima, come possiamo raccontarci in maniera molto semplice ma molto anche bella e profonda, a scoprire come basta un movimento, un suono, una parola, una scena per raccontare una parte della nostra vita, e per questo, già solo per il fatto di raccontarla, trasformarla. Hai una o più pagine Facebook dove andare a guardare? Sì, la pagina Facebook con cui principalmente lavoro e diffondo il mio lavoro è il Teatro della Tenerezza, che si trova cliccando in Facebook, è l'unico teatro della tenerezza esistente al mondo in questo momento, e la mia email da cui contattarmi è teatrodellatenerezza@gmail.com, e ovviamente siete invitati a contattarmi, sia se vedete qualche laboratorio interessante. In questo momento stiamo lavorando tra Bologna e l'Appennino emiliano, ma anche se avete proposte da farmi, chiacchierate, cose che vogliamo organizzare insieme, benvenuti, purché sia con tenerezza e con creatività. E quindi grazie ad Antonio Graziano, sembra un bisticcio ma a fine si fa. Grazie a voi, grazie a te cara Irene. E qualunque sia il vostro approccio alla tenerezza, ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione d'ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro. Mi sono perso sulle mappe riperso, l'orientamento è disperso fra mappa e territorio, in questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate, carteggiate.